No, in realtà non sono state valutazioni politiche, ma soprattutto di rappresentanza territoriale, quindi da una parte l'area interna rappresentata da me, che sono il presidente, Teramo, la centralità del capoluogo da un punto di vista geografico, geopolitico e anche economico, e la costa, ho selezionato il comune baricentrico rispetto ai 7 comuni, quindi Giulianova, anche uno dei comuni più grandi della costa, il secondo. Ha chiesto collaborazione, ha ricevuto anche delle aperture da chi oggi potrebbe essere, insomma, definito all'opposizione, ha tenuto delle deleghe ancora da parte, le assegnerà anche in futuro? Sì, in realtà l'interlocuzione c'era stata anche con gli altri consiglieri, presumo che ci sarà ancora interlocuzione, non si escludono naturalmente i rassetti di deleghe e completamento di assegnazione delle deleghe. Per quanto riguarda gli impianti? Impianti, questa è una delle deleghe più importanti, quella che ritengo degli impianti di risalita, che purtroppo vertono in una situazione complessa, ci sono due contenziosi, uno dei due molto preoccupante soprattutto per una paralisi prolungata degli impianti. Qualora personalmente il consigliere del delegato dovessimo riuscire a sbloccare questo contenzioso, potremmo pensare in tempi celeri di poterli riaprire. La polemica fatta da Pavone? La polemica fatta da Pavone in realtà è una polemica politica che sicuramente appartiene a degli schemi degli altri due candidati, non appartiene allo schema che non è stato politico, ma quello del territorio che io ho adottato sin da subito nella campagna elettorale. Naturalmente questa è la coda di una polemica dovuta all'indomani dell'esito elettorale, che sicuramente sarà, secondo me, si sopirà, si allieverà nel tempo. Ha sottolineato anche l'importanza della Teramo Mare. Sì, la Teramo Mare è un elemento cruciale, un elemento di grande importanza che non collega solo Teramo al mare, ma anche e soprattutto il mare a Teramo, all'area interna. Quindi è un collegamento bidirezionale che deve essere adeguatamente progettato e realizzato in tempi brevi.